assessore, che speriamo che faccia un buon lavoro con l'aiuto di tutti noi, anche nelle piccole commissioni, perché ci vuole. Però me ne vorrà il capogruppo della maggioranza, ma devo tornare necessariamente a parlare di spiagge. Ritorno infatti sulla Bao Beach, perché noi abbiamo il dovere comunque di vigilare sull'operato della Presidente e sull'operato dell'assessore, in questo caso all'ambiente, e perciò non possiamo rimanere fermi davanti a promesse quali ce ne occuperemo, ce ne stiamo occupando, insieme all'assessore Bollini risolveremo la questione, perché questo ci è stato detto purtroppo già settimane fa e la situazione è sempre la stessa. Sabato scorso infatti siamo andati direttamente sul posto con i cittadini che abitano in quella zona e che oggi sono presenti in aula. Purtroppo la situazione è abbastanza grave, perché si rischia anche di accendere una miccia tra quello che è tra quelli che sono i gestori della spiaggia e tra quelli che sono gli abitanti di quella zona. Infatti anche i gestori stessi non sembrano contenti di quello che sta accadendo. L'area è troppo vasta e rimango in dubbio quando mi dite che non eravate a conoscenza del futuro rifacimento che sarebbe stato fatto. Stento un po' a crederci. Perciò Presidente, lì c'è anche un problema relativo all'accesso di ordine pubblico, perché c'è un accesso limitato all'ingresso cani, ma la passerella che è proprio legata al chiosco, che è lasciato lì come un rudere, non permette appunto di accedervi. Quindi vorremmo che si risolvessero tutti questi problemi. I bambini di salvataggio, diciamo, sono costretti ad andare in bagno in mezzo ai ruderi. Qui c'è una situazione abbastanza grave e noi per questo vorremmo risposte certe, e perciò vorremmo che la prossima volta, magari in seduta di consiglio, l'assessore Riera o l'assessore Bollini, che lei per me se ne sta occupando con l'assessore Bollini, allora mi si confondo con l'assessore Riera, il direttore, se potete venire in aula a dirci veramente cose concrete che state facendo, altrimenti noi saremo costretti a richiederle, a parlarne ogni volta, se no diamo fastidio anche al capogruppo. Perciò risposte certe per